Office, che è un programma, diciamo, un equivalente di Microsoft Office, che fornisce sia un programma di videoscrittura, di Braille, un programma di un foglio elettronico simile ad Excel, un programma per i disegni, simile forse al Publisher, o anche un po' CorelDRAW, assomiglia molto. Poi c'è anche sull'Open Office per le presentazioni, simile al PowerPoint di Microsoft. E poi c'era l'altro di... Basta, sì. Allora, stasera cominciamo per vedere l'Open Office come programma di videoscrittura. Quindi dal menu K prendiamo il menu ufficio, abbiamo il laboratorio di testi, Open Office Writer. E lo possiamo aprire. Oh, quello che cominciamo a vedere stasera è, oltre a qualche piccolo trucchetto per scrivere una pagina, per formattarla comodamente usando tipo delle tabelle, io proverò a fare una fattura, un po' quando si fa una fatturazione, utilizzare delle tabelle per separare i campi, tenere praticamente incolonnato il testo senza troppi problemi. Quindi, come prima cosa, e poi attraverso questo poi vedremo anche qualcosina della configurazione, sia per la stampa che per i programmi aggiuntivi, Open Office, che si appoggia ad altri programmi, per quali ad esempio email, o quando all'interno di un testo c'è il link ad un sito. Ovviamente per aprire quel sito ha bisogno di appoggiarsi ad un browser. In questo caso proveremo con Conquero, visto che l'abbiamo visto la scorsa volta. Ora, per una bella fattura di un'azienda, diciamo, dobbiamo mettere innanzitutto un logo sulla pagina, quindi inserire un'immagine. Vi propongo di spostarci in un altro desktop libero, tipo io qui ho libero il 2, apriamo un Conquero e ci colleghiamo al nostro sito del Fermolug. Così ci mettiamo l'immagine, il logo del nostro Lug. Tanto navigano tutti questi qui, vero? Quindi abbiamo provato tutti, meno che questo. Non c'è Conquero? Allora, sì, è... C'è Conquero. Sulla barra quella lì. Oppure Mozilla, quello che preferite. Poi, cliccando col destro sul logo del Fermolug, c'è una voce che dice allora, salva l'immagine con nome. No, praticamente salviamo l'immagine, la mettiamo per comodità nel desktop, logo.jpg, e quindi abbiamo la nostra immagine salvata nel nostro hard disk. Ci siamo tutti? Sì, il logo del Fermolug. Oh, se volete mettere un'altra immagine, liberissimi di farlo. Si possono vedere del logo della nostra associazione, anche questo è il manifesto del nostro socio, autore effettivo pratico e padre. Questo l'abbiamo fatto con PHP Nuke, poi ci sono più programmi per farlo. Poi comunque ne parleremo in questo programma, se fai la parola in un momento di ci siamo, abbiamo salvato tutti l'immagine, il logo. Speravo non ci fossero problemi in questa fase, invece... No, ok. Manca, credo, loro.
Ma processi in contemporanea. Office, riprendendo OpenOffice, su inserisci immagine in fondo al menu inserisci da file, andando sul desktop che troviamo in ora OpenOffice parte da tutt'altro percorso, quindi dobbiamo andare in alto in cima dei directory con questo tasto qui. Avete trovato tutti quelli? Perfetto. Arriviamo fino al livello 0, poi, dopodiché entriamo in home, nome utente, desktop, e abbiamo logo JTAG e apriamo. Così ce l'ha inserito il nostro documento. Allora, abbiamo tutti inserito un logo nel documento. Quello che possiamo fare già subito con l'immagine, cliccando col destro su immagine, abbiamo disponi, nel caso in cui abbiamo più immagini, se vogliamo portarne qualcuna in primo piano, qualcuna in secondo piano, nel caso in cui siano sovrapposte, insomma disporre le immagini in più livelli, abbiamo il tasto allineamento, che è praticamente lo stesso tasto che abbiamo quando scriviamo un testo, dobbiamo scrivere centrato, formattato a sinistra o a destra. L'ancoraggio, noi possiamo ancorare l'immagine al paragrafo, alla pagina o al carattere. Dipende da come l'immagine viene vista dal documento e dalla posizione in cui lo mettiamo. Perché nel caso in cui fosse un'immagine piccola, noi possiamo metterla come carattere all'interno di una frase, altrimenti l'immagine spezzerebbe la frase, insomma manderebbe a capo. Poi queste magari sono prove che si possono fare bene da soli. Ad ogni modo io lo lascerei così centrato, magari riducendolo un po' perché così è un po' ingombrante, viene un po' schiacciato, ma è bello ugualmente. Andiamo sotto, lasciamo uno spazio, perché dovremmo inserire una tabella, se non lasciamo lo spazio poi include l'immagine all'interno della tabella. Poi a sinistra sulla barra abbiamo il tasto inserisci tabella. Guardate tutto sul massi schermo, vedete dove è la freccia? Si inserisci. Ok, da qui possiamo chiedere di inserire una tabella. La chiederemo con due colonne e magari tre righe. Diciamo ok e la tabella ce l'ha inserita. Con il mouse, mettendoci al centro sulla barra centrale della tabella, che divide le due celle, possiamo anche spostare la separazione delle celle. No, hai fatto forse un doppio clic con loro? No, clicca al di fuori del menu. Sì, sul foglio, perfetto. Adesso puoi agganciare. Perfetto, spostarlo un po' a destra per comodità. Poi una funzione che OpenOffice ci mette a disposizione è quella di unire le celle. Quindi se noi teniamo il mouse sulla prima riga e tenendo premuto il tasto sinistro trasciniamo verso il basso, evidenziamo le tre righe. Ora con il tasto destro abbiamo la voce cella nella quale possiamo unire o dividere le celle. Poi per quanto riguarda il menu, la voce sotto, alto, centro e basso, lo vedremo tra poco cosa significa. Noi per adesso le uniamo e qui possiamo immaginare di scrivere l'intestazione della ditta che stai mettendo fattura,
In questo caso può essere Fermulug. Fermulug è sotto i vari lati anagrafici, come può essere partita IVA. Partita puntato, I puntato, un puntato, partita IVA, ad esempio. Beh, forse in questo caso sarebbe meglio spostare la centratura delle celle verso sinistra piuttosto che destra, perché così onestamente non mi piace. Quindi riacchiappiamo questa qui con il tasto sinistro e la spostiamo un po' di qua. Ora, in quest'altro link possiamo scrivere cliente, quello che sarà il cliente che riceve fattura, anche qui partita IVA, cliente, magari mettiamo tra parentesi intestazione, ma vabbè, questo non è. È una falsa fattura, quindi non ci interessa fare le cose. No, perché mi ha preso questo? Perfetto. Sotto partita IVA, eventualmente, non so, su una fattura che si mette in modalità di pagamento, ricevuta bancaria o anche d'appoggio, cose del genere. Comunque, per adesso può bastare così. Ora, quello che vediamo subito su questa tabella qui è il tipo di carattere che OpenOffice ci fa utilizzare. Se noi posizioniamo il cursore sulla prima cella a sinistra, che è stata scritta con grassetto corsivo, vediamo che in alto a sinistra, sulla barra, abbiamo la voce intestazione tabella. Questi sono modelli di carattere. Ogni volta che facciamo una tabella, la prima riga, quella più in alto, viene preimpostata come intestazione, che quindi come formattazione avrà i caratteri centrati, il corsivo e il grassetto, mentre nelle righe successive vediamo che darà delle impostazioni diverse. Infatti vediamo sopra contenuto tabella come tipo di formattazione preimpostata, non c'è grassetto e non c'è corsivo. Ecco perché i caratteri sono diversi. Vediamo che la scritta partita IVA qui è molto diversa come carattere da quelli che abbiamo qua o nell'altra cella. Per fare una prova di questo, noi possiamo evidenziare tutto il testo a sinistra, che abbiamo scritto a sinistra come intestazione del Fermulug, e quassù mettere, anziché intestazione tabella, corpo del testo, ad esempio. Allora avremo quest'altro tipo di formattazione. E così abbiamo cominciato a vedere un pochino come OpenOffice preimposta le tabelle. Ogni volta che facciamo la tabella, questa tabella parte con queste impostazioni. La prima riga viene messa come intestazioni, quindi grassetto corsivo, il resto come corpo del testo, testo semplice. Quello che notiamo, un utilizzo della barra in alto, noi adesso vediamo che qui sul videoproiettore abbiamo dei tasti che fanno riferimento al carattere contenuto nella tabella, quindi la formattazione, giustificato, allineato a destra, colore carattere, eccetera. In fondo a destra c'è questa freccia che scambia, cioè ogni volta che siamo all'interno di una tabella noi abbiamo la possibilità, abbiamo a disposizione due menu, uno che fa riferimento ai caratteri, al tipo di carattere che stiamo scrivendo dentro, premendo questo tasto, tutti invece quei tasti che fanno riferimento all'uso della tabella, quindi divisione celle, ottimizzare lo spazio all'interno delle celle della tabella, vedremo magari dopo cosa significa ottimizzare lo spazio, il tasto per inserire delle righe, inserire delle colonne, eliminare righe o eliminare colonne, in più il bordo della tabella se vuole essere evidenziato, se vogliamo farlo con delle righe più spesse, eccetera, e lo stile del bordo più il colore dello sfondo della tabella. Comunque questi rimangono i caratteri che avevamo, le voci che avevamo visto prima, cioè corpo del testo, tipo di carattere e dimensione del carattere. Ok, abbiamo anche visto la barra sopra, è chiaro per tutti? Perché
parte, ma andare un po' in fretta senza approfondire abbastanza. D'accordo. Adesso andiamo sotto e faremo un'altra tabella. Quindi torniamo con il tasto sopra di inserire una tabella con un clip. Ci metteremo stavolta tre colonne, numero di righe a piacere, ad esempio 5. Numero di colonne ne ho messo 3 e numero di righe ne ho messo 5. Ora qui però subito riimpostiamo la larghezza delle celle, più o meno con questi spazi qui, perché nella prima colonna scriveremo descrizione, nella seconda colonna metteremo costo, in più io direi di usare un bel carattere. Ora che il cursore lampeggia a destra della voce costo, lasciamo anche uno spazio, magari ci sta bene, cliccando con il destro appare questo menu. Cliccate con il destro, andremo alla voce carattere, no, era dimensione stile. Andiamo sulla voce stile, dove c'è la voce pedice, e noi selezioniamo pedice con un clic. Adesso scriviamo IVA esclusa. Quindi avremo il costo IVA esclusa della prestazione che stiamo fatturando e a destra metteremo a parte l'IVA. IVA che poi sarà fisso al 10% al 20% ovviamente. E quindi possiamo scrivere subito sulla prima riga l'IVA al 20%. Scriviamo 20 spazio percentuale, quindi shift e il tasto sopra il 5% sopra il 5. Battiamo invio o spostiamoci alla cella sotto e vediamo che OpenOffice fa questa bruttissima cosa qui, scrive 20,00. No, infatti, scusami, prima ho sbagliato io dicendo ti batti invio. Battendo invio inserisci un'altra riga e allarmi la cella. È meglio andare con il cursore, con le frecce alla casella sotto. E vediamo che è scritto 20,00%, formato del numero che a noi sicuramente non piace. Allora, per cambiarlo, noi selezioniamo tutta la colonna, visto che questa impostazione sicuramente OpenOffice la terrà per tutta la colonna. Poi, sempre cliccando con il tasto destro sulla colonna evidenziata, perché mo a ricordarsi qual era, formato numero, no, era paragrafo, un attimo che non... formato numero. No, perché non so sicuro. Ah, è formato numero, grazie. Allora, su formato numero abbiamo a sinistra una finestra con scritto categoria. Noi su categoria andremo a evidenziare percentuale e abbiamo le due opzioni, 13% o con due numeri decimali, 12,95, che è quella che attualmente è impostata. Noi andremo a selezionare 13%, ovvero senza cifre decimali. Dopo averla selezionata diamo ok e la nostra visualizzazione del numero è ok, 20% senza cifre decimali. In più io direi di centrarla, quindi dalla barra in alto mettiamo come stile centrato, no come stile, come formattazione del testo centrato. Quindi ok, dopo che abbiamo scritto, abbiamo sistemato questa colonna qui, possiamo passare alla descrizione della prestazione che stiamo fornendo, in questo caso tipo corso Linux. Linux, poi vabbè, per una fattura devi mettere anche dove, quando, eccetera, e perché non ce lo mettiamo, perché sennò diventa troppo lungo. E fine. No, dove ce lo mettiamo, dai. PSG semplicemente, ci scriviamo, è ok.
costo, diciamo un costo forfettario di 300 euro. No dai, è buono. Cioè, sono 20 ore. Corso perfetto, preciso, professionale, tutto, 300 euro mi sembra più che adeguato. Poi, per fare il simboletto dell'euro, si ottiene con l'art grafico, che è l'art che abbiamo adesso nella barra spaziatrice, e insieme il carattere E, il tasto E. Quindi art grafico E, compare il carattere euro. Il grafico è questo qui. Che sulle tastiere più nuove, tra l'altro, c'è come il tasto grafico. Sulle vecchie tastiere come la mia. Ok. Anche questo qui possiamo centrarlo, visto che sicuramente anche voi lo metterà come formattazione a destra o a sinistra. A me l'ha messo a destra. Io seleziono il tutto e gli dico centrato. La mia tastiera è l'euro, non ce l'ho. Control Alt 64 caratteri asci. Control Alt 64 da chiocciola. Control Alt la dovrebbe fare sulla chiocciola. Sì, infatti. Grafico e te la fa lo stesso anche per il disegno. Sicuramente. Ad ogni modo, allora la descrizione l'abbiamo completata. Per finire un altro invio, così lasciamo un altro spazio. Inseriamo un'altra tabella ancora. Tabella stavolta di tabella di due colonne e tre righe, ok, anche stavolta riequilibriamo gli spazi portandolo un po' a destra. Poi subito possiamo fare questo lavoro qui, tutte le colonne a sinistra come gli diamo un allineamento a destra, mentre tutte le colonne a destra le centriamo. Perfetto, adesso a sinistra scriveremo sulla prima riga totale imponibile, sulla riga sotto scriveremo totale IVA e per finire totale fattura. Poi andrebbe aggiunta la dicitura salvo errori o omissioni, però vabbè, questo non lo... ora non ci interessa. Ora, ancora una volta, OpenOffice mette sulla prima riga come preimpostato titolo tabella, quindi avremo una formattazione in corsivo grassetto, mentre le righe successive senza corsivo né grassetto, no? Ovviamente dovremo dare un carattere uguale per tutte e tre le righe, quindi selezioniamo tutte e tre, lasciamo il grassetto magari e togliamo il corsivo, lasciamo il corsivo, questa è vostra descrizione, il vostro gusto. E a destra scriveremo i valori, quindi 300,00, l'ha intuito da solo OpenOffice. Ogni volta che scriviamo una parola la tiene in memoria in un suo database, ogni volta che scriviamo qualcosa, quando la parola non è completa ci suggerisce la parola completa. Quindi che so, abbiamo scritto una volta descrizione, la prossima volta che scriveremo des, ancora non finiamo la parola, automaticamente ci dà evidenziato l'eventuale continuo insomma della parola. Quindi 300, con invio confermiamo che ci va bene quello che lui ha previsto. Forse voi avete fatto invio due volte, signore. Perfetto. Spazio, alt grafico e mettiamo euro. IVA su 300 euro sono 60 euro. Sì, non è 60. Quindi 60 euro di IVA. E il totale fattura sarà quindi 360 euro.
anche stavolta la formattazione dei caratteri, avremo in alto grassetto corsivo, mentre sotto carattere non grassetto e non corsivo, noi metteremo tutto uguale, tutto grassetto corsivo. Il vecchio Open Office lasciava la E a seconda di dove la facevamo. Ho visto che la nuova versione, l'1.1 in poi, automaticamente la mette a sinistra. Probabilmente da qualche parte si può impostare la letta a destra, però a parte che adesso vediamo che fine si impostazione, poi magari ognuno va a cercarsi. Non posso sempre dire, almeno in salita. Vado più problema perché prima, secondo dove me la ricordavo, la mettevo tutte le fatture scombinate. Perfetto, adesso un'altra cosa che possiamo fare con questo programma qui, in alto dove abbiamo messo fermo lug con dati grafici, partite IVA, eccetera, possiamo, per completare, per rendere più dettagliata l'intestazione, mettere, che so, il link al nostro sito che è fermolug.altervista.org. Ho visto. Ah, è vero, ci aveva messo tra l'altro anche HTTP. Non può di caso sta la schiera, canci. Mo ha fatto l'H di HTTP grande. Allora, in questo caso qui, ad esempio, siete tutti arrivati a completamento? Allora, in questo caso qui, ad esempio, sul mio OpenOffice, lui automaticamente, quando si va a capo, scrive la prima lettera maiuscola. In questo caso la lettera maiuscola non ci vorrebbe. Quindi noi possiamo evidenziare la scritta che abbiamo appena fatto e, sempre cliccando con il destro, andare su carattere, effetto carattere, era su effetto carattere, sì, effetti, tutto minuscolo. Avete fatto il tempo tutti a seguire? No, dipende un po'. Evidenzi, tasto destro. Su effetto carattere. Devi andare prima su carattere, scusami. È un sottomenu del menu carattere. No, a sinistra. Spostati su menu di sinistra, carattere. Adesso effetto, la linguetta effetto carattere. E selezioniamo minuscolo dal menu a tendina effetti. Diamo ok. Adesso ho fatto tutta la scritta in minuscolo. E questo è molto comodo quando abbiamo intere righe o interi blocchi di documenti da cambiare da maiuscolo a minuscolo. Tipo quando uno si sbaglia avanti per una mezz'ora a scrivere col locked attivato, insomma, e poi credi di dover riscrivere tutto, no, basta questa operazione qui. Poi anche gli indirizzi mail potremmo mettere. Qual è l'indirizzo email? Okay. L'indirizzo email è appunto fermolug@altervista.org. Sì, perché te l'ha già riconosciuto come link. Ora, per esempio, l'OpenOffice che sto usando io non ha preimpostata la funzione che è un indirizzo internet o un indirizzo email, non lo identifica subito come un link. Quindi gli dobbiamo dire che un link ad una pagina internet è ad un indirizzo email. Dovremmo farlo evidenziando il testo e con tasto destro
Qui dove era il... Non mi ricordo qual era, perché il mio lo fa in automatico. Qui infatti io sono abituato che lo fai in automatico, adesso è un... No, sempre sul menu carattere, hyperlink, e dobbiamo dirgli che l'URL è questo qui. Quindi se serve... Cioè com'era... Seleziona il testo. E quindi su hyperlink URL gli dovremmo dire a quale URL fare riferimento. In questo caso l'URL del nostro sito. Ma questo lo fai da domani, no? Allora, generalmente sì, OpenOffice è preimpostato per fare in modo che ogni volta che scriviamo l'indirizzo di un sito o un indirizzo email lo riconosce e in automatico crea il link al nome stesso che abbiamo scritto. Questa volta non l'ha fatto e quindi lo risolviamo in questa maniera. Diamo l'ok e adesso vediamo che l'ha sottolineato e scritto in blu. Altrettanto faremo con l'indirizzo email. Evidenziamo, tasto destro, carattere, iperlink, ci siamo già. Possiamo direttamente incollare col terzo tasto centrale. Ed ecco qua che l'ha incollato, senza che lo stiamo a scrivere. Non ci ha messo ordine, non so il perché, senza che sia tutto da capo. Ora, cliccando, abbiamo fatto tutti questa parte? Ora, se noi ci posizioniamo ad esempio sopra al link del nostro sito, il cursore si trasforma e ci dice insomma che stiamo per eseguire un link. Fa la scappata, sono io la lampadina in questo momento. Ok, e cliccandoci sopra dovrebbe aprire il browser, dovrebbe aprire un browser e collegarci a quella pagina. Ora, il problema è che, come vedo che la maggior parte di voi ha fatto, ha dato un messaggio di errore, perché nelle impostazioni di OpenOffice non gli è stato detto quale programma ausiliario utilizzare per collegarsi ad internet. Quindi diciamo ok, d'accordo, abbiamo preso atto dell'errore, e quindi andiamo su strumenti, andiamo a dirgli insomma quale programma deve utilizzare in questo caso. Strumenti e in fondo opzioni. Clicchiamoci. E qui siamo in un bel ambiente di configurazione molto, abbastanza non complesso ma esteso. Parlarne in ogni sua parte impiegheremo come minimo una settimana. Noi rimaniamo sulla prima voce, openoffice.org. Estendiamo l'albero, cliccando sul più che c'è a sinistra. E c'è una voce che dice appunto programmi ausiliari. Cliccando su programmi ausiliari, a destra avremo tutto il menu di configurazione dei programmi ausiliari. Perfetto. Abbiamo trovato tutti i programmi ausiliari? Oh, e qui vediamo subito, scegli un programma standard di email. Menu a tendina, dovrebbe già conoscere tutti i programmi possibili, infatti conosce Netscape, Mozilla, Evolution e Kmail. Io normalmente uso Kmail e quindi metterò Kmail. Percorso non va specificato perché già conosci il percorso visto che sa quale programma abbiamo. Quello che ci interessa molto è questo qui, HTTP. Possiamo sfogliare con il tasto a destra, cioè il tasto a destra della finestra, non del mouse. Mouse sempre tasto sinistro. E il link a Conqueror, in questo caso gli daremo Conqueror come browser, si trova nella directory user, quindi andiamo in cima a tutti, nell'albero, no, directory radice, se lo chiamo così, sì. User, USR, doppio clic sulla cartella bin, in cui ci sono tutti i binari dei vari pacchetti, applicazioni, e qui sotto possiamo scrivere Conqueror.
oppure cercarlo scorrendo con la barra. Scorrendo alla K sicuramente troveremo a un certo punto Conqueror. Console, eccolo qui, Conqueror. Clicchiamo su Conqueror, l'ha riconosciuto, e gli diciamo apri. E lui impara che dovrà ogni volta avviare questa applicazione per aprire il link che abbiamo scritto in una pagina. Ok. Perché si, per questi altri lo stesso identico discorso. Daremo sempre comunque error per HTTPS, per FTP potremmo dare il nome FTP, poi sono programmi che magari impareremo a usare nelle prossime lezioni. Comunque, per adesso ci basta così, possiamo dirgli ok. Stavolta, se clicchiamo sul link al nostro sito, vedremo che aprirà comunque error e si collegherà al sito di Fermolug. Eccolo qui. Ok, io direi che per quanto riguarda il programma di videoscrittura ci sarebbe ancora tanto, veramente tanto da dire, però diciamo la maggior parte dei problemi riguardano che sono la scelta del carattere o come formattare il testo, che sono cose che si imparano più che altro con l'uso. Quindi quando l'avrete, vi ricordo che OpenOffice è in versione anche per Windows, quindi potete tranquillamente già installarlo sui vostri computer con Windows e cominciare ad usarlo. Vi dico, gli altri trucchetti, perché alla fin fine sono trucchetti, si possono imparare direttamente lì. Io passerei a dare una rapida occhiata anche al foglio di calcolo. Ci abbiamo tempo, Gian, tu come sì, sei messo? Perché l'abbiamo cominciato? Verso 9:30. Io penso che avevo programmato mezz'ora e mezz'ora per l'uno e l'altro. Anche se per il foglio di calcolo forse ci avrò. Forse sarà un po' più lunga. Chi è che deve tornare alle 11 precise a casa? Cioè, avrò una lezione di un'ora, quindi alle 11 e mezza finirei. Fa problemi per qualcuno? In alto a sinistra abbiamo la voce nuovo, cioè per aprire un nuovo programma, un nuovo file con OpenOffice. Tenendolo cliccato a lungo con il tasto sinistro si aprono le varie possibilità: aprire un nuovo documento di testo, foglio elettronico, presentazione, disegno, HTML, tutto quanto. Noi prenderemo foglio elettronico e si apre un programma del tutto simile al Microsoft Excel. Non mi piace menzionare, fare riferimento all'Excel, però ci si fa capire. No, è vero, l'Excel è molto valido ed è di una potenza veramente notevole. Ora, visto che siamo in tema di gestione aziendale, prima la fattura, adesso proveremo a fare dei fogli di calcolo per amministrare le attività, le entrate di un'azienda. Immaginiamo di avere, non so, magari la più facile è un forno, una panetteria, e quindi tenere il conto delle uscite, delle spese di produzione dei vari prodotti, pane, pizza, eccetera, l'incasso, cioè i prodotti che vendiamo durante il giorno, e le eventuali rimanenze che, non so, si buttano, si danno, non so, normalmente un panettiere che fine fa fare a sta roba qui, magari per un paio di giorni il giorno vabbè, fa mangiare parenti. Ok, e cominciamo a scrivere. Nella colonna A dovremo mettere innanzitutto una descrizione, se no se scriviamo dei numeri e basta, sfido anche quello che l'ha fatto il foglio di ricordarsi a che si riferiva il numero. Quindi, come prima colonna metteremo ancora descrizione. Descrizione prodotto, ancora più chiaro. Descrizione prodotto. Ora, vediamo che la scritta, la descrizione non c'entra tutta nella casella, esce fuori. Allora, se noi mettiamo il mouse tra la cella A, tra la colonna A e la colonna B, quando fa la doppia freccia, facendo un doppio clic, OpenOffice automaticamente imposta la larghezza della colonna in base allo spazio richiesto. Quindi doppio clic
e la colonna si allarga e prende automaticamente la larghezza opportuna. Poi descrizione del prodotto, poi che ci sta? Quantità prodotta? Poi metteremo quantità prodotta, mettiamo appunto Q.TA prod, quantità prodotta, scriviamo in forma, diciamo, quantità prodotta, quantità venduta, poi avremo costo di produzione, direttamente qui, sì, costi, costo di produzione, costo al dettaglio o costo di vendita, quindi quantità prodotta venduta, costo di produzione, costo di vendita, quindi totale venduto, e ancora ci servirà ad esempio quantità persa o totale in denaro perso. Insomma, tutte quelle quei pani che non abbiamo venduto durante il giorno e che ci sono rimasti in giacenza sono soldi, diciamo, che non abbiamo incassato. Totale rimanenza, scriviamo. Ok, ora inventiamo dei prodotti. Metteremo pane, pizza e ciambelle, mettiamo solo tre prodotti. Ciambelle un po' generico, no, ciambelle, altro c'è. Anche pane. Anche pane è abbastanza generico. Vabbè, in effetti ci sta la ciabatta. Vabbè, io comprerò almeno il pane, dai. Ora, quantità prodotta, possiamo inventarci delle quantità, un forno che, non so, 35 magari è poco, un forno, però per il nostro forno va più che bene. Pizza una quarantina. Ciambelle vanno a ruba, ne abbiamo fatte 89. Ciambelle lì. Ok? 130, poi fa più ciambelle che pane. Okay. Vabbè, è una pasticceria, vabbè. È il fondo dove ci vanno golosi. Ciambelle lì. Ciambelle lì. Ora, quantità venduta... Vedete voi, immagino che di pane sono riuscito a venderlo tutto. L'ho fatto due pezzi, poi adesso mi rimane un bel pezzino. Si sveglia alle 2 di notte per fare... me conosci. Se no perché ho fatto 35 pezzi. Poi ciambelle... 10. Chiaro la figura. Non dire. Ora. Supponiamo dei costi di produzione. Qua sparo, cioè non lo so. Un pane quanto può costare a farlo? 10 centesimi. Un euro e mezzo, no, 1,5 euro al costo di vendita. A farlo, dai, 10 centesimi. Allora mettiamo 0, mi raccomando la virgola, non il punto, perché il punto non lo riconosce come decimale. Quindi metteremo 0,10. La pizza lo stesso, costerà 10 centesimi. La ciambella è buona e costa un'enormità. 1 euro. Vedi che è coerente comunque nel suo... fatto un paio più che coerente. Costo di vendita, dicevamo, 1,35 euro la pagnotta di pane, 50 centesimi la pizza perché la comprano i ragazzini, non possiamo speculare su di loro, allora 0,50. Ah, quando dovete modificare il contenuto di una cella, io per esempio adesso volevo scrivere 50 centesimi per la pizza, avrei dovuto scrivere 0,50, ma ho scritto 50. In questo caso basterebbe scrivere 0,50 perché sono poche cifre.
rischio che da capo non ci costa nulla. Però nel caso di un'espressione lunga e complessa conviene modificarla. Per modificarla dobbiamo andare sulla barra in alto. Questa qua su, che vi sto evidenziando col mouse. Cliccare qui a sinistra e mettere 0,50. Quindi le modifiche vanno fatte sulla barra in alto, perché se scriviamo dentro la cella cancella tutto il contenuto e scrive quel, quindi se è un'espressione lunga cancelliamo tutto quello che abbiamo scritto. Qua d'accordo c'è il tasto nulla, quindi come l'Excel, sì, no, ma nella maggior parte delle funzioni è del tutto simile. Quindi 0,50 e le ciambelle, visto che mi costa un euro a farle, le vendo almeno a 2. Ora, per queste due colonne, totale venduto, ah no, scriviamole tutte quante. Per tutte e quattro le colonne, quindi da costo di produzione a costo di vendita, totale venduto e totale rimanenza, dovremmo scrivere le cifre in formato numero, in formato valuta. Per adesso l'ho scritto semplicemente come numero e non sa che stiamo parlando di euro o di una qualunque altra valuta. Allora noi le evidenziamo tutte quante, trascinando con il mouse, tenendo premuto il pulsante sinistro, sia le due colonne che abbiamo scritto che le altre due che dobbiamo ancora scrivere. E in alto, sulla barra degli strumenti, abbiamo formato numero, valuta. Non sulla barra degli strumenti quella lì, sulla barra sotto. Ok, possiamo mettere, quindi cliccandoci sopra mettiamo tutti in formato euro, quindi anche le colonne che, dimmi, si era dollaro, si può impostare come abbiamo fatto prima su strumenti, opzioni, possiamo scegliere se sia lingua che formato della valuta e tutto il resto. Ora totale venduto, qua non erano sì, qua. Ah no, perché il numero del venduto ce l'abbiamo già a sinistra, come colonna a sinistra. Quindi il totale venduto dovrà essere il risultato di una funzione. Quindi dovrà essere il costo di vendita per il numero di pezzi. Quindi la cella che sta in E per la cella che sta in B. Quindi quando dobbiamo scrivere un'espressione numerica, bisogna cominciare con l'uguale. Quindi scriviamo shift uguale e poi gli dobbiamo dire di quale cella, quindi prendiamo la cella del costo, della quantità venduta, per con l'asterisco che sta sopra il più, quindi shift, voi ci siete tutti ok? Per la colonna E, quindi il costo di vendita uguale a invio, vero adesso? Invio e abbiamo il risultato. Ora, per non riscrivere la stessa formula sulle celle sottostanti, clicchiamo sulla cella che già abbiamo scritto, quella dove già abbiamo il risultato, trascinando il quadratino a destra, estendiamo la funzione per tutta la colonna ed eccola qui. Esatto, e ci siamo tutti. Ora totale rimanenza invece sarà il risultato di quantità prodotta meno quantità venduta per il costo di produzione, quindi sarà ancora uguale quantità prodotta meno quantità venduta, il tutto tra parentesi, per il costo di produzione. Perché mai dati risultato zero? Non ha messo il meno, mi sembra. No, ma non l'ho messo. Cioè? Sì.
Ah no, è giusto perché ho venduto quello che ho fatto. Il pane è il problema. No, no, è che io di pane ho fatto 35 e ho venduto 35. Quindi ho zero rimanenza e ha calcolato e dicendo di zero. Estendiamo la formula per le celle sottostanti. E c'è un bel meglio da male. Bella rimessa. Ben dato a Manino sul serio. Ok. Ora, per migliorare ancora di più il nostro foglio, Ora possiamo scrivere altre due colonne. In altre due colonne, altre due righe in cui metteremo il totale incassato e il totale rimanenza. Quindi il totale incasso sarà la somma di tutto quello che abbiamo venduto. Quindi per fare la sommatoria abbiamo un tasto molto comodo in alto a sinistra, somma, prima evidenziamo la cella in cui vogliamo il risultato. Poi tasto a sinistra, somma, lo premiamo. Ed ecco qui, lui automaticamente ha identificato questo come risultato, ma nel nostro caso è errato, noi dobbiamo mettere questo qui e evidenziamo questo. Invio. Idem per la rimanenza. No, senza di badate perché faccio il pianettiere, frutti vendono magari la prossima attività. Eh? Va bene, infatti non faccio il panettiere, non è chiaro. Niente male. Ok, allora adesso questo potrebbe essere il foglio relativo ad un giorno del mese. Quindi sotto noi vediamo che abbiamo varie linguette, tabella 1, tabella 2, tabella 3. Ogni tabella potremmo cambiare di nome, di nomina tabella. Lo facciamo con il tasto destro sulla linguetta, rinomina tabella, in cui possiamo mettere ad esempio primo maggio, no, facciamo le cose realistiche, primo aprile, ho detto primo perché stavo ancora più maggio, ok, 5 aprile 2004. E quindi noi potremmo fare un resoconto mensile, giorno per giorno, della nostra attività. E per incollarlo nelle tabelle successive, noi potremmo pensare, anziché come abbiamo fatto adesso, cioè fare una tabella e subito riempire i campi con i valori, fare solo una formattazione della tabella, inserendo le formule, gli spazi e tutto il resto. Poi, evidenziando tutta la tabella, poi con CTRL C ne copiamo il contenuto, andare sulle tabelle successive, con CTRL V incollare il contenuto. E quindi questa matrice di tabella ripeterla per tutti i giorni del mese. Quindi anche per la tabella 3. Devo evidenziare. Ah, se avete perso
sul copia e incolla probabilmente avete perso il sorgente, diciamo, non vi incolla più la prima parte che avevamo selezionato. Allora andiamo sul clipper. No, stavolta no, niente, con OpenOffice Calc non funziona, non è in grado di ricordare un'intera, quindi bisogna rifare da capo, selezionare tutto, CTRL C, tabella 3, CTRL V. Ci siamo tutti? Ora, supponi... quello fa più grafico. Infatti il grafico non lo faccio senza quando direttamente questo faccio vedere. Ok, ci siamo tutti quindi? Ora supponiamo di aver copiato la tabella per tutti e 30 giorni del mese, ci servirà un'ultima tabella in cui metteremo il resoconto mensile, ad esempio. Quindi inseriamo sempre tasto destro sull'ultima tabella. Inserisci tabella, crea nuovo e poi posizione ci dice prima della tabella attiva o dopo la tabella attiva. Noi gli diciamo dopo, perché la metteremo in ultimo. E quindi abbiamo la tabella 4, in cui metteremo totale venduto e totale perso. Rimanenza, sì. È totale rimanenza. Ora la cella a destra dovrà essere la somma di tutte le tabelle precedenti. Stavolta la dovremo creare in questo modo, come se fosse una funzione. Quindi cominciamo con l'uguale. Andiamo a selezionare i vari campi di cui far erogare, quindi riprendiamo la prima tabella e prendiamo totale incasso. Si è perso? Allora, volendo, allora, visto che qualcuno si è perso, io ricomincerei con un altro sistema, utilizzerei che forse è più pratico. Ritorniamo alla tabella finale, la tabella numero 4. Così utilizziamo lo stesso metodo per tutto e non abbiamo errori. Cancelliamo tutto il contenuto. Per uscire bisogna fare ESC. Quando siete in modalità, in questo tipo di modalità, ogni volta che selezionate andrà a selezionare le caselle da aggiungere come formula. Con il tasto ESC usciamo da questo tipo di programmazione, torniamo nella situazione normale. Allora cancelliamo il contenuto e apriamo il tasto sommatoria, come avevamo fatto prima. Ora, somma di cosa? Andremo a dirgli cosa sommare. Quindi ricominciamo dalla prima tabella. Allora, ci siamo tutti a fare la sommatoria? Sì, no, vabbè, per quello perché il nome della tabella. Io l'ho rinominata la tabella. Allora, abbiamo cominciato tutti a fare la sommatoria? Ok? Allora, quindi somma del totale incassato della prima tabella più il totale incassato della seconda tabella più il totale incassato della terza tabella e via per tutto il mese. Cioè, diciamo che il mio forno non è un'attività che va proprio a gonfie vele. Ci stanno le ciambellette là che devo capire il sistema. Ora, che ho premuto mentre stavo qui?
Ok. Ora, vi facciamo altrettanto per la rimanenza. Quindi selezioniamo la tabella del 5 aprile, totale rimanenza del 5 aprile, totale rimanenza della tabella successiva, totale rimanenza della tabella successiva ancora. A ogni tabella, tra ogni cella che noi andiamo a dire, ci dovrà essere un più. Ovviamente, fatto questo, dovremmo mettere le due celle in formato valuta. Perché adesso l'ho preso come in formato numero, semplicemente. Ci siamo tutti quanti? Allora guarda, devi fare così, mettiti qua. No, prima evidenzia questa cosa. Ah, per la storia di raccordo. Meno ora sì. Tu dici con l'open off scarto? No, perché l'open off scarto diciamo di aprire una pagina su un desktop e tu all'interno di questo file che lavori si può andare a prendere anche valori da altri file esterni, però già comincia a essere una programmazione un po' più complessa che onestamente non sapremo spiegare. Comunque generalmente lo si usa più all'interno di un altro file. Ora, fatta quest'ultima tabella come reso conto mensile, potrebbe essere interessante tirar giù un grafico dell'andamento della nostra attività durante il mese. Ora, il tempo per fare tutti i grafici adesso non ce l'abbiamo, io vi dirò come si fa. Allora, per fare i grafici abbiamo bisogno di mettere i valori tutti incolonnati, tutti su una stessa colonna, una stessa riga. Quindi potrei mettere qui nella colonna A il totale venduto di ogni singolo giorno. Quindi nella posizione A4, colonna A, riga 4, devo scrivere uguale, come se fosse una formula, e gli vado a prendere totale incassato dalla prima tabella. Premo invio e mi riporterà lo stesso valore anche su quest'altra. Perfetto, immaginiamo di aver fatto così anche per il totale di rimanenza, poi sarebbe stato bellino anche fare un totale delle spese sostenute per l'attività, non l'abbiamo fatto per evidenti questioni di tempo. Poi una volta... Solo evidenzia tutti i valori di cui si può fare il grafico. Sì, però prima hai bisogno di mettere tutti i valori in un formato riconoscibile da OpenOffice, quindi hai bisogno di metterli in 2, 3, 4 colonne, tutti nella stessa tabella. Perché non so se OpenOffice è in grado di fare i grafici prendendo i dati da tabelle differenti. Io perlomeno non lo so fare, io faccio sempre in modo di avere il tutto in una tabella. Quindi supponiamo di avere anche gli altri risultati, 76 euro il giorno successivo, 56 l'altro, 345 questo qui, insomma un po' di valori messi così. Tabella a destra della totale rimanenza, altrettanto diamo un po' di valori a caso, tanto per avere dei dati. Mettiamo tutto in formato valuta. L'importante è che OpenOffice trovi due colonne ordinate di valori, colonne o righe, anche tre colonne, si possono fare grafici anche con tre, quattro. Insomma, poi dipende anche dal tipo di grafico che vai a richiedere.
Una volta avute queste due colonne, noi le evidenziamo e con inserisci c'è la voce diagramma e parte un wizard molto intuitivo per portare a termine il diagramma. Andiamo avanti, tanto la tabella l'abbiamo già evidenziata, sa già quali valori prendere per realizzare la tabella. Scegliamo il tipo di grafico che vogliamo fare, non so, per un'attività di questo tipo potrebbe forse questo qui, la torta? La torta è che noi abbiamo un andamento con più valori, abbiamo due assi. Quello con le linee, con le linee. Quale dici, questo qui? Sì, questo qui sarebbe il più quello classico da business. Okay. No, che poi è lo stesso di questo qui, solo che questo è fatto un po' in 3D. E che c'ha una visualizzazione anche carina, quindi lo sceglierei. No, veramente, c'ha un po' di sfumatura adesso perché sono valori molto istanti, sennò proprio farà tutta la curvina con vari lucciole. Ok, una volta scelto il tipo di grafico, diciamo avanti. Avanti, diamo un titolo, andamento mensile, per esempio, andamento mensile, e creiamo il nostro grafico. Ed eccolo qui. Ho avuto un bel picco produttivo a metà mese, dopodiché ho ricominciato a svegliarmi le volte. C'è tempo per fare l'ultima cosa sulla stampa? Dai, dai, sì, sì, tranquillo. Adesso comunque glielo vado a dire. Cosa ho fatto? Ora, portato a termine il grafico, l'ultima cosa che può essere interessante vedere, che soprattutto è importante sapere su OpenOffice, riguarda la stampa. Perché con Linux noi possiamo impostare la stampante da due luoghi, diciamo. Una è l'impostazione che facciamo con KDE, quindi con KDE il nostro testo gli diciamo quale stampante abbiamo e che tipo di stampa vogliamo, se a colori, se in bianco e nero, se in bassa risoluzione, se in economica o quel che sia. OpenOffice si appoggia sì alla stampante di KDE, cioè una volta che su KDE abbiamo definito la stampante, OpenOffice la riconosce, quindi sa quale stampante abbiamo installata e che driver utilizzare per la stampa. Però l'impostazione della stampa come qualità di stampa, colore eccetera, è un'impostazione propria di OpenOffice, non si appoggia al programma di KDE. Perlomeno credo sia così adesso con l'OpenOffice nuovo, mentre il primo OpenOffice anche la stampante, dovevi dire che stampante avevi, proprio era un programma a parte. Quindi immaginiamo di stampare le tabelle che abbiamo fatto fino ad ora andando su file. Prima di tutto, anteprima di stampa possiamo fare, però non dobbiamo avere il grafico evidenziato, altrimenti l'anteprima di stampa non ce la dà. Quindi clicchiamo sul foglio, per esempio voi sicuramente anteprima di stampa ve la dà in diretto perché abbiamo evidenziato il grafico. Quindi noi clicchiamo al di fuori del grafico, quindi clicchiamo all'interno del nostro foglio. Adesso possiamo chiedere l'anteprima di stampa e possiamo scorrere all'interno delle nostre pagine e notiamo che per ogni tabella 3 ci sono entrate, mentre tabella 5 no, troppo larga. Allora, vediamo, infatti quello che mi aspettavo, tabella 2 e tabella 3 nel mio caso non sono troppo larghe e stanno in un foglio. Però la prima tabella è troppo larga e su un foglio a 4 non ci sta. Ora, come risolvere questo problema? Diciamo che stampare un'area di lavoro in due pagine è molto scomodo poi da leggere una volta stampata. Una soluzione potrebbe essere questa qui. Chiudendo l'anteprima di stampa, quindi tornando al nostro foglio di lavoro, noi vediamo che su ogni tabella le righe che separano le varie celle c'è una riga più marcata.
che è proprio quella che ci dice dove finisce il foglio di stampa, cioè la nostra stampante fino a quale riga riesce a stampare. Nel mio caso è questa dove ho il mouse. Sul proiettore si vede male, che è più marcata. Qui al monitor si vede bene. E quindi possiamo usare questa riga per renderci conto se quello che stiamo scrivendo entrerà o meno nell'area di stampa. Oppure possiamo risolvere in quest'altro modo. Torniamo in anteprima di stampa. Andiamo sul formato pagina e gli diciamo allineamento anziché verticale, orizzontale. Se ci va bene la stampa sul foglio in orizzontale anziché in verticale, e generalmente diciamo che fogli lavori di questo tipo hanno molte colonne, quindi la soluzione finisce sempre per essere questa qui, stamparli in orizzontale. E così ogni foglio entra su una pagina. Poi, per impostare la stampa come qualità di stampa, se bianco e nero eccetera, lo si fa dove, nello stesso luogo dove avevamo impostato i programmi ausiliari, cioè strumenti, opzioni, e qui andiamo a fare tutte le impostazioni per OpenOffice, per le impostazioni per le tabelle, impostazioni per i programmi ausiliari, impostazioni per la stampa, per i documenti di testo eccetera. Poi questo qui vi dico, l'unico modo per impararlo, sono talmente tante voci che l'unico modo è averlo e cominciare a smattinarci un po'. Esattamente. Ok, dicevi che la qualità è la stampa, no? Sì. Però in questo caso era proprio, cioè, la qualità particolare. Cioè non è poi particolare la qualità di stampa, è che la gestione della qualità di stampa dipende da OpenOffice. Quella stampa viene identica come stampa recita che gli è una. Esatto, però è cioè, nel senso che lì è impostata ad alta qualità, poi con OpenOffice invece con una stampa draft ha impostato una stampa draft, non è che ha una stampa di qualità perché su che lì è delle varie ok, io per quanto riguarda OpenOffice direi che c'era anche quest'altro metodo, non so se area di stampa no, non l'ho mai usato. Perfetto. Vabbè, allargare, stringere. Se vuoi approfondire Paolo, io questo non l'ho mai usato. Funzione analoga di Microsoft Excel praticamente. Per far entrare comunque in un foglio. In un foglio la stampa, si fa formato, area di stampa, definisci. Praticamente viene definito questa selezione come stampa. Infatti ecco la linea marcata adesso è in corrispondenza della selezione. Si fa anteprima. Ci va tutto, è tutto più rapido. Ok, vai tu, Matteo. Sì. Cambio cassetto un attimo. Posso vendere il sito e scaricarlo per Windows? Il sito è it.openoffice.org. Lo sa questo? No, sta attività fallimentare. L'unica cosa che manca è l'access e la Sun adesso ha un prodotto commerciale analogo al prodotto Office della Microsoft, si chiama Star Office. Si può chiedere un CD di valutazione, io l'ho richiesto, eccolo qua. Praticamente questo dura 90 giorni, cioè l'Open Office e più un pacchetto a parte che è l'access, praticamente compatibile con l'access della Microsoft. Tutto qua. Tutto qui.